zombie apocalypse. Ciao ragazze, come state? Allora, un altro nuovo video, stavolta preparatevi perché sarà, non so come sarà, forse sarà bello o brutto, non so. Vi ho già anticipato dall'altro video che ho fatto poco fa, sono reduce dall'altro video che ho fatto poco fa, del make-up, ovvero make-up, parliamo un po' insieme a video che dice, insomma, di quelli che faccio sempre, come ai soliti. Allora, questo video già vi era stato anticipato, mentre mi truccavo, che avrei fatto un video reaction. Questo video è un video reaction musicale, non è che canterò solo, ma cercherò di mettervi sottofondo una musica dei miei preferiti, dei miei cantanti preferiti. No, non è quello che immaginate voi. Sono altri tipi di cantanti che non so se avete mai sentito, però li metterò in sottofondo per evitare il copyright qua su YouTube, quindi vediamo un po'. E nulla, fatemi sapere se questo trucco vi piace, perché l'ho appena riprodotto poco fa, quindi andate a vedere il mio trucco, il mio make-up tutorial, come lo volete chiamare voi, anche se non sono una truccatrice, ribadisco, andate a vederlo di là. Comunque nulla, video reaction, partiamo subito e vediamo un pochettino cosa c'è di bello in questo video reaction, che poi non so cosa vi aspettate voi, però qua ho un altro telefonino dove vi faccio vedere, anzi farò sentire in sottofondo la canzone, me la metto piano onde evitare, ribadisco, il copyright. Poor Time Falls ho messo come video. Intanto c'è la pubblicità. Aspettate che ammutolisco un po', ovvero metto a muto perché voglio evitare appunto storie, problemi sul mio video. Allora, qua sta andando la pubblicità in onda. Vediamo un po', eccoci qua. Allora, Court Time Falls è un video dei Blue, un video musicale. Non so se si sente, ma non l'ho messo molto al massimo. L'ho messo a un volume medio, onde evitare problemi. Ecco qua. E questo è il video, vedete? Con cui mi sto per reagire con voi. Beh, non è male, dai. Non è male per niente, mi sta piacendo tanto. E lo ascolto ogni tanto, quasi la sera, prima di andare a letto, oltre al video beauty che guardo. È fantastico. Duncan James è un bel ragazzo, un bell'uomo, bellissimo. Anche Lee Ryan e tutti gli altri che ci sono del gruppo, della band. È fantastico, top. E niente. Comunque, questo è Duncan James, l'altro è lì Ryan, Anthony e l'altro non mi ricordo, ahimè, ma vabbè. Mi piacciono da morire questi cantanti, sono bravissimi, per l'amor di Dio, nulla da dire, ma la sua voce è strepitosamente bella, wow. Ora mi taccio e passo la voce a loro, adoro, bellissimi. Niente. Cosa c'è da dire su questa canzone? A me piace da matti, l'ho stoppata un secondo per dire la mia opinione. Allora, prima di tutto, questa canzone ha fatto un sacco di non so quante visualizzazioni. Se giro il dispositivo, il telefonino, vi faccio vedere. 20, 29 milioni di visualizzazioni, se non erro. C'è scritto anche qua, vedete? Non so se ve lo. No, però penso di sì. Sì, perché non voi non si vede da qua dal video, però da qua c'è scritto che ha fatto 20, 2.900 visualizzazioni, milioni di visualizzazioni. Comunque, raga, vi consiglio altamente di ascoltare questa canzone perché è troppo bella, mi piace a matti. E da quando ero alle medie, a parte le medie, o anche, no, le medie solo, sì, le medie superiori, oltre ad altri cantanti che ascolto, che mia zia mi consigliava questi cantanti, veramente sono bravissimi e anche hanno tanto talento. Peccato che non so se fanno altre canzoni, ma perché non li sto più sentendo alla radio, ma penso di sì, perché hanno fatto altre canzoni.
Quando è stato? Nel tempo, vabbè, anni, mesi fa mi pare, e quindi ve li consiglio comunque, sono molto belli, sì, e bravi soprattutto, più che belli, bravi anzi, ora riattivo, ok? E niente, qua stanno girando tutto, non so dove, in un locale, non so dove, comunque, mi sembra che, non so se sono a Londra, o se sono in America, comunque una via di mezzo c'è, che diciamo tanto, sono tanti. Vedete? Questa è la canzone che mi ruota intorno sempre in testa, molto molto bella. Adoro, ragazze. Bella, vero? Mi piace. A voi? Ditemi la vostra qua sotto i commenti. A me piace da matti, troppo bella. Già. Sì, adesso qua c'è tutto retroscena, lo sfondo, la coreografia, la scenografia musicale, via discorrendo. Mamma mia, raga, che cosa bella sto video, adoro. Troppo bella. Vedete? Poi qua c'è la ruota panoramica della giostra russa, bellissima, adoro. Con tutto quello che circonda lo sfondo. Come loro parlano cantando, bellissimo. No, vabbè. Che cos'è questa canzone bella? Avete visto lì Ryan? Come era messo? Troppo bello. Era mezzo nudo, ma vabbè. E nulla, sempre appare in primo piano l'Iranian Duncan James, ma vabbè, già, quello è Anthony, quell'altro lì di colore non mi ricordo come si chiama, ma quell'altro bruno bianco mi pare si chiama Anthony, non vorrei sbagliare, fatemi sapere nei commenti, ovviamente, sempre che siate clementi, ragazze. Per favore, siate clementi con me. Bello, vero? E niente, terminato il video. Poi, cosa ne penso? Che questo video è fantastico e l'attesa finale era bellissima e soprattutto il modo di cantare, ma anche il modo di esprimere la canzone è una cosa tutta unica e magica per me. Quindi loro mi stupiscono sempre ogni volta che fanno nuove canzoni. Non so se, ribadisco, non so se hanno fatto altre canzoni, però mi sono piaciute da matti. Le ultime che hanno fatto l'altra volta, non so quando fosse, in che giorno, però mi sono piaciute. E comunque, ribadendo il concetto che questa canzone rimane nel mio cuore, mi piace, e la riascolto a rotazione di collo perché è troppo bella, mi piace. E mi ricorda i momenti della mia non infanzia, no, perché infanzia c'ho altre canzoni, tipo, come si chiama? Non mi viene in mente, aiuto, Cristina D'Avena, ecco, Cristina D'Avena è top, ma anche i Blu sono bravissimi, hanno un talento troppo carino, ma vabbè, a parte questo, voglio mettere i Blu con Albano? No comment, perché i blu sono bravi, ma Albano è all'ingrande, è più su dei blu, quindi va bene. Un applauso anche ai blu, dai, ci sono piaciuti alla fine. E penso che piaceranno anche a voi, perché no? Vabbè che voi avrete sicuramente gusti diversi, ma a me piacciono molto i blu, ma anche altri cantanti, come Cristina D'Avena. E nulla. Questo video di reaction che volevo fare con voi, che mi è piaciuto tantissimo, avete visto anche le mie facce sicuramente, che facce ho fatto, ma erano molto belle. Questo like permanente che vedete è il mio, ovviamente, però perché sono sempre fissa a guardare questo video, quando guardo questo video rimango proprio con le mascelle mezzo aperte perché è troppo bello. Cioè, basta ragazze, questo era tutto. Il prossimo video reaction farò o lunedì o mercoledì, vediamo, perché martedì sono impegnata in palestra. Non so se ce la farò a fare altri video. Magari farò video su ruota la spesa oppure video di pulizie, perché ho appena ciozzato qua per terra col blush e la terra, quindi vediamo, col bronzer. Vabbè, ho pulito la salvettina, ma il gioco non vale la candela, bisogna ripulire sia spazzando che
come si dice, che lavando per terra, quindi le salviettine hanno fatto il suo, ma anche lavare per terra e spazzare ci deve stare per forza, ci deve essere almeno un minimo di pulizia. Va bene, questo è troppo divagante. Va bene, ragazze, la canzone vi è piaciuta? Spero di sì, a me è piaciuta e mi piace perché è bella la canzone. The Blue, ribadisco, si chiama il titolo The Blue, Court Time Falls. Falls, vabbè, comunque avete capito. Bene, se questo video vi è piaciuto un bel like di supporto, scusate se ho divagato, ma quando io parlo, mi piace, per me è stata una terapia, che vi devo dire? E nulla. Bene, a presto ragazze, e al prossimo video reaction se vi può piacere. I miei video reaction sono questi, ragazze, perché io alla fine me li immaginavo. Comunque, attivate tutte le notifiche di questo video, di questo canale. E a presto, ciao. Zombie apocalypse.